Ciao a tutti da Vostro Schibam, oggi parliamo di paraschiena, un elemento protettivo sempre più in voga, sempre più utilizzato, e questo sicuramente è una cosa positiva. Io ieri, parlando di abbigliamento per fare gigante, per cimentarsi nell'agonismo, per cimentarsi in mezzo ai pali, ho parlato di paraschiena e ho detto che io non lo utilizzo, l'ho consigliato. Però ho detto che io non lo utilizzo in base a una mia considerazione, ovvero sostanzialmente in base al fatto che io ne ho due modelli, ma entrambi i modelli sono estremamente scomodi e quindi li ho utilizzati, ma poi ho deciso di non utilizzarli più. In questo video voglio parlarvi del paraschiena in modo scientifico, andando a vedere che cosa dice la letteratura, andando a vedere se è protettivo e da cosa ci protegge, soprattutto perché il fatto che sia protettivo ovviamente è scontato, ma è importante capire da cosa ci protegge. Ora, io non ho consigliato così fortemente il paraschiena come potrei consigliare così fortemente o come consiglierei così fortemente l'uso del casco, per il semplice motivo che sarei sostanzialmente un ipocrita. Cioè, se io vi dicessi assolutamente il paraschiena è fondamentale e poi io non uso il paraschiena, questo io lo riterrei un comportamento abbastanza ipocrita. Quindi io vi consiglio il paraschiena. In generale quello che consiglio è di proteggersi quanto più possibile, più protetti siete e meglio è. Dopodiché quanto volete proteggervi è una vostra scelta, perché ovviamente qualunque tipo di protezione comporta anche dei problemi, ok? Che potrebbe essere il mio problema di non riuscire a sciare bene quando utilizzo il paraschiena, per voi potrebbero essere altri problemi. Comunque quello che dovete capire è che quello che vi consiglio meglio è: prendete le vostre informazioni, cercate di capire da cosa proteggono i vari sistemi, cercate di capire voi che livello di protezione volete e adottate quel livello di protezione, okay? Quindi la decisione è vostra, voi non dovete fare quello che faccio io, non dovete fare quello che fanno gli altri, non dovete copiare da nessuno, ok? Dovete voi valutare che livello di protezione volete e allinearvi a quel livello di protezione, quindi la scelta deve essere vostra. Ultima cosa sul video di ieri, mi sono scordato di parlare dei guanti. Esistono guanti da gara, tra l'altro è stranissimo che io non abbia parlato di guanti, ma quel video è stato fatto un po' al volo, perché io all'inizio della mia carriera impattavo sempre con le mani sui pali e tornavo a casa con le nocche grosse così e calzavo e indossavo guanti da gara. Comunque sappiate che esistono i guanti da gara, capo molto molto importante, quindi dopo il casco direi quasi potrebbero venire i guanti protettivi, perché le mani sono delicate, le mani sono importanti e quindi se si va a impattare con qualcosa di duro con le mani, avere dei guanti rinforzati male non fa. Comunque veniamo al paraschiena, argomento di oggi, e partiamo cercando di capire che probabilità abbiamo sciando di farci male alla schiena. Ora, gli infortuni alla schiena vengono dopo quelli agli arti inferiori, agli arti superiori, al collo e alla testa, e quindi in quarta posizione arrivano gli infortuni alla schiena, che a seconda degli studi si attestano intorno a un 5-10% del totale degli infortuni. Quindi, prima notizia positiva per la nostra schiena: gli infortuni alla schiena nello sci non sono assolutamente i più probabili. Se prendiamo in considerazione le statistiche riguardanti gli infortuni gravi, okay, questi sono molto poco frequenti, si parla di 0,23 eventi gravi per ogni milione di piste, diciamo, di risalite effettuate. Comunque vabbè, sono numeri abbastanza piccoli, fortunatamente. Lo sci non è uno sport molto rischioso, sebbene comunque sia uno sport di velocità e quindi sia uno sport di per sé rischioso. Se volete assicurarvi dovete fare un'assicurazione particolare che assicuri dagli sport estremi, perché così è considerato lo sci, quindi non lo sport più sicuro del mondo, ma neanche lo sport meno sicuro. Comunque questi eventi gravi sono abbastanza rari e sostanzialmente sono dovuti soprattutto agli incidenti che avvengono alla testa e al collo, e in seconda analisi alla colonna vertebrale. Quindi gli incidenti gravi sono più frequentemente associati a un infortunio alla testa e al collo,
e solo in seconda analisi sono da imputare a un infortunio alla schiena, alla colonna vertebrale. Veniamo ora al paraschiena, ci protegge o non ci protegge? Cosa dice la letteratura? Allora, in realtà la letteratura non ha ancora stabilito niente di preciso. Spesso si legge il paraschiena è un argomento controverso, nel senso che c'è chi pensa che sia utile e c'è chi pensa che non sia particolarmente utile. Quindi non sappiamo ancora se effettivamente il paraschiena è utile, o meglio, sicuramente sappiamo che ci può proteggere da determinati tipi di infortuni, che è come vedremo in seguito, però ancora non abbiamo le idee chiare riguardo i numeri, cioè, perché alla fine bisogna guardare quello, no? Cioè tra 20 anni bisognerà andare a vedere se quelli che hanno indossato il paraschiena hanno avuto meno infortuni alla schiena rispetto a quelli che l'hanno indossato, perché così si deve fare, non bisogna basarsi sul fatto, beh, indosso il paraschiena, sicuramente avrò meno probabilità di farmi male alla schiena. Purtroppo non funziona così. Col casco possiamo già dirlo, perché si può già dire che chi indossa il casco ha meno probabilità di infortunarsi alla testa rispetto a chi lo indossa, e si può anche dire probabilmente che gli infortuni al collo non sono aumentati dal casco, cosa che si era pensata potesse essere vera. Uno studio ha dimostrato che probabilmente, perché uno studio ovviamente non basta, ma probabilmente questo non avviene, questo aumento della probabilità di farsi male al collo non aumenta indossando il casco. Quindi è già stato dimostrato che indossare il casco è conveniente, okay? Perché effettivamente riduce la probabilità di farsi male alla testa. In effetti, se ci pensiamo, com'è che ci possiamo fare male alla testa sciando? Non ce la possiamo storcere la testa, possiamo solamente urtare contro qualcosa. Quindi l'infortunio alla testa è legato a un urto. Poi questo urto può essere anche di diverse entità, ma di fatto è un urto. E cosa meglio di un casco protegge dagli urti? Quindi il casco ha una funzione ben precisa. Come vedremo, anzi lo vediamo subito, il paraschiena non ha una funzione globale, diciamo, nella protezione della schiena. Perché? Perché noi possiamo farci male in diversi modi alla schiena. Innanzitutto potremmo farci male al collo, e come abbiamo visto gli infortuni al collo sono più frequenti rispetto a quelli alla spina dorsale. Noi il collo ce lo possiamo storcere, ok? Termine poco scientifico, comunque gli infortuni al collo sono spesso legati all'iperestensione. Okay. E nessun paraschiena ci proteggerà per il momento, almeno magari verranno sviluppati dei sistemi in futuro che ci potranno proteggere anche dall'iperestensione, ma attualmente gli paraschiena, che vanno per la maggiore, non proteggono dall'iperestensione, quindi noi possiamo tranquillamente farci male in questo modo anche indossando un paraschiena. Un altro infortunio che non può essere prevenuto dal paraschiena è quello relativo a un urto che va a schiacciare la colonna vertebrale. Per esempio una caduta sempre di testa che vada a comprimere le vertebre, quindi che genera una sollecitazione assiale in compressione della colonna vertebrale. Anche in questo caso il paraschiena non ci aiuta, e non ci aiuta neanche se il problema è torsionale, cioè se noi ci storgiamo la schiena, ok? Quindi abbiamo una sollecitazione in torsione della colonna vertebrale, idem con patate. Il paraschiena non ci può proteggere. Ma allora da cosa ci protegge il paraschiena? Il paraschiena ci protegge dagli urti diretti contro ostacoli, che possono essere altri sciatori, possono essere pali della seggiovia, possono essere alberi, insomma può essere qualunque cosa noi incontriamo nel nostro tragitto nel momento in cui cadiamo. Okay? Sicuramente questa protezione è buona, è un'ottima protezione contro gli urti, nel senso che un urto che potrebbe romperci una vertebra indossando il paraschiena potremmo tranquillamente risolverla con una contusione. Anche se in alcuni studi si legge che urti particolarmente forti non possono essere protetti neanche dal paraschiena, ma comunque lasciamo stare queste cose che comunque si trovano nei vari studi, che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Io ritengo il paraschiena essere sicuramente un ottimo metodo di protezione, però attenzione, bisogna capire da cosa, dagli urti. E l'urto non è l'unica cosa che ci può succedere alla schiena quando sciamo, anzi è probabilmente, non dico una delle cose meno probabili, ma esistono altri tipi di infortunio che sono più probabili, come quelli che comportano per esempio un infortunio del collo, e qui ci possiamo fare ben poco. Quindi concludendo, vuol dire che il paraschiena non è utile? No,
Lo ripeto, come ho detto in precedenza, più vi proteggete, meglio è. Non esiste solo la protezione passiva, il ragionamento che dovete fare è: sono tranquillo se non cado, e non cado se non sono stanco, sono preparato dal punto di vista fisico, sono preparato dal punto di vista tecnico, non mi avventuro in situazioni troppo pericolose per il mio attuale stato fisico, psicofisico e tecnico, eccetera eccetera. Cioè, la prevenzione attiva è quella più importante. La prevenzione passiva è importante, ma viene dopo la prevenzione attiva. Quindi bene il paraschiena, bene il casco, bene qualunque tipo di protezione vogliate mettervi, ma sappiate che sono protezioni di tipo passivo, che esistono anche le protezioni di tipo attivo. Assolutamente pensateci e mettete in atto tutte quelle strategie per evitare di cadere, per evitare collisioni, per evitare di mettervi nelle condizioni dove poi dovete affidarvi alle protezioni passive. Ecco, questo è il messaggio che volevo darvi. Direi che il video finisce qui. Mi raccomando, mettete like se vi è piaciuto, fate domande e considerazioni nei commenti. Come al solito mi raccomando, casco in testa bene lacciato, perché no, paraschiena e gas aperto sempre.